tacco. Un'altra domanda? È vero che Beppe Grillo vieta assolutamente di andare in TV, di andare in TV a partecipare a qualsiasi trasmissione televisiva? No, allora le informazioni sono state volutamente distorte. Grillo ha sconsigliato i talk show di Rai e di Mediaset, perché nei talk show non si riesce a far capire nulla di quello che uno vuole dire, perché c'è sempre un accapigliarsi continuo di persone, si parla l'uno sull'altro, alla fine non viene fuori niente, e in più molti di questi talk show sono pilotati, per cui si va lì e già c'è qualcuno con una bella forca che ti aspetta al varco per farti inciampare. Noi invece vogliamo avere la possibilità di parlare con i cittadini apertamente, esattamente come stiamo facendo in questo momento. Io sono stata ospite, io non mi sono presentata, scusatemi, ma veramente stavo piovendo tanto. Io sono il candidato sindaco per le amministrative future della lista Movimento 5 Stelle. E sono stata ospite in più programmi delle televisioni locali e qui ci sono giornalisti che potrebbero testimoniarlo, quindi quel divieto, diciamo così, chiamiamolo così, è vincolato a Mediaset e a Rai, perché sono purtroppo manipolate e pilotate e non c'è la possibilità di esprimersi con libertà. Tiziana, ma è vero che al movimento partecipano soltanto giovani? No, o meglio, sì, per certi versi sì, tutti quelli che sono giovani nel cuore e nella mente. Allora, io sono la testimonianza vivente, io ho 49 anni e sono diversamente giovane. Quanti di voi sono diversamente giovani? Alzate la mano, alzate la mano, fatevi sentire. Allora siete tutti nel movimento. Un'ultima domanda da parte mia. La gente dice che il Movimento 5 Stelle raccoglie voti soltanto dai cittadini delusi e non perché abbia un programma concreto. No. Allora, il nostro programma è consultabile su internet, lo abbiamo sempre ai banchetti per il corso, è stato un programma messo online e creato con i cittadini, le persone hanno scritto, hanno dato suggerimenti, è stato un programma aperto a tutti. E i punti del programma alcuni vi saranno detti questa sera. Chi dice questo lo dice per due motivi: o perché è così pigro da non andarselo a guardare, o perché mette volutamente in giro una voce che non esiste. La verità è che sono gli altri che non hanno i programmi. Un'ultima domanda anche da parte mia: ma è vero che siete assolutamente integralisti e con voi prenderete i fascisti e guai a chi non obbedisce Grillo? No, allora, se noi pensiamo a quello che è stato il fascismo in Italia, a quello che è stato in Spagna, a quello che è stato in Cile, è impossibile non essere antifascisti. Noi siamo antifascisti, siamo contro la xenofobia, siamo contro l'omofobia, siamo contro tutte le forme di razzismo e di violenza, e che questo deve essere chiaro per tutti, non ci può essere un equivoco su questo. Però ci sono ragazzi che si avvicinano a questi movimenti semplicemente perché c'è un grande disorientamento. Guardate, io insegno nella scuola ed è terribile, cioè non è per ribadire un luogo comune, ma effettivamente i valori di un tempo non ci sono. I ragazzi sono disorientati, a volte si lasciano affascinare da queste idee di forza, di determinazione, e si avvicinano a questi movimenti. Allora, scusate, li dobbiamo marchiare, li dobbiamo bollare, o li dobbiamo ascoltare, oppure gli dobbiamo dare un'altra possibilità, ma non è meglio con noi che con loro? Non è meglio con noi che con loro? E inoltre i confronti si fanno sulle idee, non ci sono idee di sinistra e di destra oggi, un tempo forse c'erano, era diverso, era un altro mondo, adesso ci possono essere idee che sono per il bene comune e idee che non lo sono. Allora a questo punto, se uno di questa famosa casa Pound di cui si è tanto parlato, che però non è di quelli violenti, che non ha mai tirato una manganellata a nessuno, mi dice che vuole nazionalizzare le banche, io pure voglio nazionalizzare le banche. È chiaro che se uno di quelli che mi viene a dire andiamo a picchiare i Rom, le porte del movimento sono aperte per entrare, ma sono aperte anche per uscire. Quindi
con quel tipo di mentalità, di impostazione, di violenza, noi non abbiamo niente a che spartire. Bene, allora vi devo confidare una cosa. Finalmente ho cambiato il mio ruolo. Io sono un insegnante, stasera mi hanno interrogato, no? Va bene, grazie. Volevo a questo punto, proprio per terminare questa piccola parte che dedichiamo anche ad ascoltare un po' le ragioni degli altri, di quelli che sono vicini al movimento ma che non ne fanno parte e che pure fanno parte della società civile. Allora vi voglio dire questo, ultimamente si sta sentendo spesso nelle liste dei partiti, ah vedi, hanno messo anche qualcuno della società civile, cioè fanno le liste con 70 riciclati, poi per avere il fiore all'occhiello chiamano il tale della tale associazione, no? Per mettersi la coscienza a posto. Bene, il Movimento 5 Stelle è la società civile, e c'è una bella differenza. Ad ogni modo, volevo leggervi molto brevemente un comunicato che mi è stato dato a scuola, dai precari della scuola. Voglio leggervelo perché le richieste che ci sono pervenute di interventi dal palco sono state veramente tante, però noi non potevamo trasformare questo che vuole essere la presentazione dei nostri candidati in un dibattito che parlava poi di altri temi. Per cui abbiamo preferito dare un piccolo spazio leggendo noi delle cose o facendo parlare persone che sono nostri attivisti e che sono anche in quelle realtà. Allora leggo. Scuola quanti cambiamenti. Pensavamo che con il passare degli anni si desse sempre più importanza e valorizzazione alla scuola pubblica, dove tutti i ragazzi nella loro fase di crescita più importante avessero pari diritti e pari opportunità per diventare veri uomini e cittadini del futuro. Invece stiamo assistendo inermi alla distruzione totale della scuola pubblica e della società. Progetto iniziato nel 2008 dall'allora ministro Gelmini e portato avanti dall'attuale ministro Profumo, con l'ossessiva frase «siamo in piena crisi». Adesso ci viene da pensare, ma è forse proprio la scuola a dover sollevare la nazione? O tutti gli sprechi che ci saltano agli occhi ogni giorno, stipendi dei dirigenti, stipendi dei parlamentari, pensioni d'oro sono quisquiglie? Quanti euro si riuscirebbero a risparmiare evitando i veri sprechi? Perché accanirsi proprio sul diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca? Noi chiediamo che si investa seriamente nel sistema scolastico, sia nelle strutture sia per il personale. Solo in questo modo si potrà garantire che l'esperienza scolastica sia per tutti i nostri figli un'esperienza positiva di crescita e formazione, che li aiuti realmente nella vita e nelle scelte che dovranno affrontare. Perché gli studenti della nostra provincia devono pagare un prezzo così alto, cioè quello di non avere nessuna prospettiva di entrare nel mondo del lavoro? Prima perché la disoccupazione giovanile di Irpinia è molto alta e poi perché le nostre scuole mancano di competitività rispetto al nord. Tempo pieno, laboratori, scuole professionali che funzionano al meglio affinché al termine del quinquennio diano opportunità di lavoro. È ora di dire basta. Uniamoci su un unico fronte, insegnanti, ATA e soprattutto i genitori. Vi siete mai chiesti nel momento in cui lasciate i vostri figli a scuola se ci sia personale sufficiente a tutelare la loro incolumità? Parliamo di minori e di adolescenti che hanno bisogno di essere seguiti in ogni attimo della loro giornata. Alle più alte cariche istituzionali del territorio chiediamo di far crescere le nostre scuole, dando le giuste risorse economiche per docenti e personale ATA. Insieme, per un unico obiettivo, per una scuola migliore, un luogo dove si cresce, si impara e si forma l'uomo del domani. Collaboratori scolastici precari. L'altra partecipazione che vogliamo ospitare è quella di un meetup dell'Alta Irpinia che si sta occupando insieme ad altre realtà della questione del no petrolio. Sapete che in Irpinia stanno cercando di trivellare alla ricerca del petrolio con dei gravissimi danni per l'ambiente, ma vi parlerà di questo il diretto interessato. Accomodati, Edward Di Natale. Salve, buonasera a tutti. Io sono Edward Natale, faccio parte del Meetup Alta Irpinia. Insieme a tantissimi altri ragazzi ci siamo impegnati sul territorio per portare avanti moltissime iniziative che sono quelle del Movimento 5 Stelle a livello nazionale e locale.
E purtroppo in Alta Irpinia c'è da anni, viviamo insomma in uno stato in cui i progetti che vogliono essere realizzati non sempre sono in linea con le aspettative dei cittadini e con l'ambiente circostante. Difatti ultimamente siamo stati vittima di un progetto di ricerca, viene denominato progetto NUSCO, è un progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in un'area di circa 700 km quadri. In Alta Irpinia si sono attivati moltissimi gruppi, tra i quali è nato anche un comitato che è chiamato Comitato No Petrolio in Alta Irpinia, a cui anch'io faccio parte insieme a tantissimi altri ragazzi ovviamente di ideologia politica differente, molto eterogenea. Però accomunati tutti dalla voglia di lottare, perché purtroppo un progetto di ricerca del genere spesso viene intravisto dal 90% delle persone come il Texas irpino, come la volontà di poter estrarre il petrolio, questo famoso oro nero. Purtroppo è stato studiato dal comitato e dai vari gruppi e tutto sembra fuorché qualcosa di vantaggioso per la popolazione. È stato attivato anche un sito internet, nopetrolioaltairpinia.it, su cui è possibile reperire tutti i dati di questo progetto. Questi ragazzi si stanno attivando, stanno informando il più possibile le persone, perché riguarda un'area di 700 km quadrati, che sono circa 43 comuni della provincia di Avellino. Sono stati fatti dei convegni informativi, tutto per portare all'attenzione di noi cittadini quello che potrebbe accadere in Irpinia, che è già accaduto in Basilicata. Basta andare su Google e cercare petrolio in Basilicata e capire qual è il rischio a cui siamo sottoposti. Ma nel Tirpinia, diciamo, non è solo questo il problema, sono sorti tantissimi altri gruppi, alcuni per la tutela dell'acqua, come il Comitato per la tutela del fiume Calore, il quale sta difendendo a tutti i costi la nostra acqua, la quale, come sapete benissimo, l'Alta Irpinia e l'Appennino meridionale, i Picentini, portano acqua a gran parte del meridione, tra cui la Puglia, la stessa Campania. Progetti di ricerca petrolifera, con la possibilità di inquinare le falde acquifere, le stesse falde che poi noi utilizziamo per portare l'acqua all'intero meridione, mentre l'Alta Irpinia rischia di rimanere appunto senza acqua, sono tutti progetti scellerati che non nascono dai cittadini, ma compagnie molto più grandi cercano di portare da noi, non per diciamo portare qualcosa di positivo, ma per estirpare il più possibile le nostre terre. Per l'Alta Irpinia ci sono tantissimi progetti che possono essere realizzati dai cittadini, dal basso. Per l'Alta Irpinia io vedo, non so, l'applicazione di tutte quelle metodologie riguardanti l'agricoltura, il biologico, il chilometro zero, che sono le cose che verranno applicate prossimamente, sicuramente in tutto il mondo. Noi aspettiamo di poterlo fare anche in Italia, e soprattutto nella provincia di Avellino, che ha visto un degrado enorme in tutti questi anni. Quindi il chilometro zero, inoltre tutti quegli altri progetti che riguardano, non so, l'industria, la lavorazione, le aziende di secondo o terzo livello, abbiamo le castagne di Montella, vengono raccolte e vengono esportate, non c'è una produzione di secondo livello, quindi se devono arrivare degli incentivi, bisogna, non so, industrializzare, facciamolo con piccole industrie, facciamoli con piccoli interventi che portano ad utilizzare le risorse che già abbiamo. Non abbiamo bisogno di progetti faraonici. Al nord hanno la TAV, a noi vogliono portare il petrolio, diciamo, tutti questi progetti non arrecano alcun beneficio al territorio. E noi dobbiamo combattere per far nascere questi piccoli progetti da ognuno di noi, portarli alle nostre amministrazioni, perché purtroppo se noi non scuotiamo le nostre amministrazioni, i nostri sindaci e chi ci rappresenta, raramente loro tenderanno a fare qualcosa a beneficio di noi cittadini. Quindi bisogna dare un forte scossone. E il Movimento 5 Stelle è proprio il gruppo ideale, il movimento ideale per far questo, che ci dà voce ai cittadini, ed è fondamentale poterlo fare.